Siete sola? No, non so. Allora? Come stai? Io come sto? E guarda come sto. Vedi? Ho preso gli stessi vestiti da 3 giorni, non ci sono di per mangiare, non c'ho un caffè. Tu come stai? Buongiorno. Se tu non c'eri, non succedeva. Quindi in parte, anzi, in principio è solo la tua. La mia vita in poche parole. Tu invece che cazzo hai perso? Per ora non ho perso niente. Ah, ecco. Vedi, vedi. Ah, non sai cosa dire. Lo so. No, voglio che mi dici te un po'. Continui a raccontare. Ci rivediamo, tu intanto prova. Non aver paura. Ok? Prova a parlare con qualcuno, con quelli della tua classe. Qualcuno con cui ti senti che hai un po' di confidenza, anche senza conoscerlo, capito? Senza conoscerlo bene. Quindi prova a parlare tranquillamente quando... Se no, se non riesci comunque, provaci. Perché secondo me c'è bisogno di parlare ancora meglio. Che dici? Per me non è una perdita di tempo. Una perdita di tempo? Sì. Allora, dobbiamo rivederci a una nuova perdita di tempo. È così. Una perdita di tempo. Buonasera signore e signori, benvenuti alla vita degli altri. Il tema di questa sera è la ludopatia. Voi cosa ne pensate? Parta a lei. Ma secondo me la ludopatia non dovrebbe essere. Penso non valga la pena di perdere tutti i propri soldi per il gioco, anche perché non ha senso. Tutti i soldi vanno in fumo e ci si rovina la vita. Secondo me è una perdita di tempo. Secondo lei invece? Il gioco d'azzardo, ci sono persone che se ne approfittano, delle persone deboli. Che è un pensiero interessante. Secondo lei? A me il gioco d'azzardo. Solo, secondo lei, è questo tutto? Anche 5
soldi per prendere più utenti. Giusto? Giusto. Beh, secondo me neanche esiste questa roba qua. Ma come non esiste? Una cavolata, cioè tu se vuoi fermarti ti fermi. Secondo lei uno si può fermare quando vuole. Quindi per voi è tutta una questione finanziaria, è una guerra tra poveri. Facile parlare, però alla fine fai i fatti e i fatti non li vedi. Come non sono ricco? Fammi vedere i fatti. Poi ci siamo trovati con lo studio televisivo, con... È vero. Oddio, ma era bruttissimo, era veramente bruttissimo.